Ieri abbiamo approvato in giunta il progetto esecutivo per quanto riguarda la sistemazione del torrente Arzilla, proprio per mitigare quello che è il rischio idraulico di quel torrente, perché ricordiamo i fatti precedentemente avvenuti di alluvioni. Naturalmente è una delle parti più attenzionate, non solo dal Comune, ma anche dalla Regione e dal Consorzio di Bonifica e da tutti quegli organi preposti. È chiaro che noi con questo intervento di 100.000 euro andremo a fare due interventi all'interno dello stesso bacino fluviale. Uno riguarda la risagomatura di quelli che sono gli argini alla foce, che potremo fare solo dopo che le ferrovie dello Stato stanno svolgendo un lavoro di rafforzamento di quello che è il ponte ferroviario. Quindi, siccome oggi sono nell'arcata verso Pesaro, passeranno in quella verso Ancona per poi procedere in quella centrale, parallelamente loro rimuoveranno una parte di limi, diciamo, verso la foce e successivamente noi invece andremo a risagomare l'argine e a livellare quello che è, diciamo, il livello proprio della foce stessa. Naturalmente subito dopo questo procederemo anche con quello che è la pulizia del verde. Il secondo invece tratto di lavoro riguarda proprio il centro abitato, quello che è sempre pertinenza del comune di Fano. E lì oggi andremo a rimuovere eventuali ostruzioni, diciamo, di quello che eventualmente è il torrente, parliamo di alberature cadute piuttosto che. Per quanto riguarda la vegetazione, invece potremo intervenire solo dopo che sarà terminata la nidificazione. Queste sono norme di legge che noi dobbiamo inevitabilmente rispettare, quindi sicuramente a luglio. Ecco che con questo intervento, che poi abbiamo messo anche a bilancio e ci riproponiamo adesso di cercare di fare almeno un intervento annuale proprio per garantire una manutenzione di carattere ordinario, vogliamo dare una risposta importante e significativa di sicurezza per tutte quelle persone naturalmente che abitano quel luogo e che hanno vissuto delle vicende molto tristi.